Buongiorno, mi chiamo Matilde Martino, ho 10 anni e frequento la quinta elementare. Sono in questa scuola da 9 anni e mi sono trovata molto bene. Questa scuola ho imparato anche a rispettare le persone che mi circondano, grazie alla mia insegnante, ma anche a tutti gli altri insegnanti delle varie attività scolastiche. Mi chiamo Matteo Surace, ho 9 anni e frequento questa scuola da 4 anni e mezzo, diciamo. Quasi 5. Ciao, mi chiamo Antonio, ho 10 anni e frequento questa scuola da quando avevo 1 anno e mezzo. Buongiorno, mi chiamo Andrea Griso, ho 10 anni e frequento questa scuola da quando avevo 3 anni, cioè da 7 anni. Mi chiamo Marta La Camera, ho 10 anni e frequento questa scuola da quando avevo 1 anno. Ho sempre provato grande gioia nel venire qua e ho molti ricordi di questa scuola e sono tutti felici. La cosa più bella è che quando cresci fin da qua, che sei piccola, ti senti come in una famiglia. Mi chiamo Marta, ho 10 anni e frequento questa scuola da 5 anni. Sono molto contenta di stare in questa scuola perché le mie maestre, oltre ad insegnarci le materie scolastiche, ci insegnano anche a vivere insieme. Buongiorno, sono Suor Maria Carmen e sono la coordinatrice delle attività didattiche della scuola Figlie di Maria Immacolata, questa scuola che opera nel territorio di Reggio Calabria già da diversi anni. La scuola dell'infanzia risale fin dal 1921, mentre la scuola primaria subito dopo qualche anno. Poi, per rispondere sempre alle esigenze delle famiglie, già da una decina d'anni abbiamo aperto anche il micronido, sempre inserito nel contesto della scuola dell'infanzia. La nostra scuola ricalca quello che è il progetto educativo della fondatrice Madre Brigida Postorino. Sullo stesso progetto educativo di Madre Brigida e sulla spiritualità cristocentrica mariana seguiamo proprio il nostro carisma nell'educazione della gioventù e della fanciullezza. Ora ci rechiamo nei locali del nido dove accogliamo bambini dai 0 ai 36 mesi che poi passeranno alla scuola dell'infanzia. Accogliamo bambini anche di cultura e religioni diverse. Mi chiamo Antonella Gabriele e sono un'insegnante di scuola dell'infanzia presso la scuola paritaria Figlie di Maria Immacolata. Mi occupo nello specifico della sezione Nido, che accoglie bambini da 0 a 36 mesi. Sono piccolissimi, per loro è importante una base sicura per poter vivere esperienze diverse. Si inizia alle 8 con l'accoglienza, la mattinata prosegue con attività di gioco libero e guidato, laboratori di vario genere, cura di igiene personale fino all'ora di pranzo alle ore 12. Il pomeriggio è dedicato alla nanna. Amo il mio lavoro appassionatamente e nel contempo impegnativo, non solo fisicamente, ma soprattutto da un punto di vista emotivo e relazionale, perché devi essere sempre al massimo, anche quando non lo sei, disposta ad accogliere le necessità e le richieste di tutti, dando attenzione al singolo e al gruppo contemporaneamente.
proseguiamo il nostro cammino e andiamo verso la scuola dell'infanzia, che ha due sezioni. Le due sezioni hanno bambini dai 3 ai 5 anni. È un'esperienza che stiamo portando avanti da un po' di anni, quindi abbiamo delle sezioni eterogenee dove i grandi si prendono cura dei piccoli e i piccoli vogliono imparare e fare quello che fanno i bambini più grandi. E i più grandi, i bambini dei 5 anni, poi si preparano con la prescolare alla scuola primaria. Buongiorno, io sono la maestra Teresa Neri, sono da circa 20 anni che insegno nella scuola dell'infanzia e non mi sono ancora stancata, per fortuna, perché la cosa più bella è stare insieme ai bambini, perché noi insegniamo ai bambini il rispetto, l'amore, la gioia, volersi bene, stare nel mondo, insegniamo loro a essere autonomi, però loro a noi danno sempre tanto tanto, che è grazie alla loro voglia di ridere, di scherzare, che portano dentro il nostro cuore la voglia di fare. E quindi la mattina arrivare a scuola, anche se a volte c'è qualche pianto, non importa, passa subito, perché fa parte del nostro lavoro consolarli, stare vicini a loro. E noi ci riempiamo d'amore per stare, perché loro hanno bisogno solo di amore, di attenzione e stare sempre accanto, perché noi siamo la loro seconda casa. A volte ci chiamano mamma e fanno: oh maestra, scusa, ti ho chiamato mamma. Non importa, amore, anch'io sono una mamma e per voi, quando siete qui, sono una mamma anche per voi. Quindi è bello vederli sorridere, è bello stare insieme a loro. E l'importante è che noi non perdiamo mai l'entusiasmo e la voglia di fare, perché loro lo avvertono subito. Da questa parte abbiamo la palestra, è un piccolo teatro dove i bambini svolgono attività di recitazione, di canti, in tutte le occasioni che si presentano durante l'anno scolastico. Qui abbiamo i bambini ora che vanno a fare educazione motoria. Da questa parte abbiamo il nostro piccolo teatro dove i ragazzi di terza, quarta e quinta, insieme con l'insegnante, svolgono anche attività teatrale. E poi durante, diciamo, le occasioni dell'anno scolastico mettono in scena anche le loro rappresentazioni, come recite, sempre rispettando i progetti che l'insegnante di ogni classe sceglie e porta avanti. Qui abbiamo la nostra sala mensa che in orari differenti condividiamo con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
e durante il giorno, durante la settimana, mangiano all'incirca 60-70 bambini. Poi il martedì e il giovedì aumenta il numero in quanto abbiamo due rientri pomeridiani nella scuola primaria. One, two, three. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up from silver and gold, silver and gold, silver and gold. Mi trovo in questa scuola perché un giorno, quando ho accompagnato mia sorella, non volevo più andarmene perché mi piaceva tanto questa scuola, quindi mi hanno iscritto i miei genitori. All'asilo, mi ricordo, mi ha insegnato una maestra un sacco di nuove cose, facevamo ogni giorno dei lavoretti e facevamo sempre un sacco di giochi. Io ho iniziato a frequentare questa scuola dall'asilo. Quando ho iniziato a frequentare la scuola primaria ho conosciuto la mia nuova maestra e i miei nuovi compagni, perché alcuni li conoscevo già dall'asilo. La mia maestra mi ha aiutato molto in questo percorso e infatti le devo tanto. Qui c'è la segreteria che dà accesso poi all'aula multimediale. Stiamo svolgendo delle esercitazioni sull'IPAS Junior, che è una certificazione delle competenze informatiche che già da tanti anni abbiamo attivato nella nostra scuola. Come si sa, ovviamente l'informatica è una materia fondamentale sin dai primi cicli scolastici e questo percorso serve agli studenti per porre le basi di quelle che poi saranno le competenze future nell'ambito informatico. Adesso sto facendo un esame nell'aula di informatica, un'esercitazione. E questo esame poi mi potrà servire, avrà una certificazione a livello europeo che poi mi potrà servire anche nelle scuole medie. Questa è una scuola al passo con i tempi, infatti i laboratori di informatica ci aiutano ad aprirci con consapevolezza al mondo del web. Si tratta appunto di una certificazione fatta apposta per gli alunni in età di scuola primaria che serve a valorizzare le competenze nell'ambito informatico. Gli allievi sono posti davanti ad un percorso di 7 moduli dove appunto vengono trattati i principali argomenti del campo informatico, come ad esempio la sicurezza, il coding, la creazione di contenuti digitali, anche lo storytelling digitale, la robotica educativa, i dispositivi digitali e internet e il web. Questa certificazione è appunto valida anche nel proseguo del percorso formativo degli allievi, in quanto è un primo mattoncino che loro pongono a base di quello che sarà il loro anche curriculum. Ci trasferiamo ora nel plesso dove ci sono le aule della scuola primaria. Nel primo piano abbiamo le aule della prima, della seconda e della terza. Sei prima, messo. Buongiorno, ciao bambini, buongiorno. Non si
Allora, io sono la maestra Gio, sono la maestra della classe terza. Ho con me 24 meravigliosi bambini che veramente sono una ricchezza per la nostra scuola. E ogni giorno insieme, diciamo che c'è in un rapporto sinergico, insegniamo noi e i docenti e impariamo attraverso di loro. Viviamo questo tempo meraviglioso per noi di Quaresima, che è il tempo del di più, l'abbiamo chiamato su, diciamo, sollecitazione anche di quelli che sono i nostri parroci, che ci invitano a impegnarci. I bambini stamattina hanno proprio veicolato questo impegno che desiderano mettere nello svolgimento delle loro giornate e stanno cercando di farlo veramente in maniera ottimale. Potete vederli, sono sereni, e noi continuiamo, diciamo, e procediamo nel nostro cammino, su esempio sempre della fondatrice, Madre Brigida Postorino, che ci ha affidato questa bella attività scolastica tempo, diciamo, nel passato, e che noi cerchiamo di portare avanti sempre con lo stesso zelo e lo stesso diciamo, cuore aperto ai bambini, ai giovani, a quelli che verranno. E ogni mattina, per ora, in questo periodo, infatti, una vecchia canzone è venuta fuori e noi la facciamo tutti insieme, cercando di fare del nostro meglio. Certo, non abbiamo formule magiche, ma è vero, bambini? Certo, non abbiamo formule magiche. Ma ce la mettiamo? Ce la mettiamo tutto. Ci impegniamo per dare di più. Prendiamo l'ascensore, abbiamo dovuto naturalmente adeguare la struttura in base anche alle leggi, proprio in previsione di accogliere bambini con disabilità. Ok? Perché insieme dobbiamo essere come, secondo voi, coordinati. Ok? Bravissimi, dai. La cosa che mi è piaciuta di più di questi anni è l'amicizia che abbiamo avuto tra i miei compagni e il bene che ci vogliamo con i miei compagni e la maestra. Poi, quando sono andata alle elementari, ero un pochino timido. Ero un pochino timido, però ho imparato a socializzare con i miei compagni. All'inizio non avevo molti rapporti con i compagni, però poi ho iniziato a fare tante amicizie. E mi dispiace molto che quando finirà quest'anno me ne andrò da questa scuola. Sono molto contenta che il prossimo anno inizierò un nuovo percorso alle medie, ma sono anche molto dispiaciuta di lasciare questa scuola fantastica, soprattutto le mie maestre e i miei compagni. Questa è la nostra scuola che, nel suo piccolo, come abbiamo potuto far vedere, accogliamo bambini e cerchiamo di rendere alle famiglie questo servizio, cercando anche di far crescere i bambini non solo dal punto di vista dell'istruzione, ma anche far crescere i bambini con principi sani, soprattutto principi basati sul Vangelo, cercando di far crescere la persona nella sua integralità.